un aggiornamento su alcuni dei vari percorsi relativi alle attività in regione, quello del presidente Donato Toma, che interviene sullo stato del documento di indirizzo strategico e sull'incontro conclusivo con il partenariato sociale per definire gli utilizzi ottimali dei fondi europei, ma anche, sottolinea, lo stato dei conti economici della regione e le ultime notizie sulle tematiche dei trasporti e della sanità. Abbiamo avuto la riunione conclusiva con il partenariato economico e sociale, dove abbiamo registrato un assenso su tutta la programmazione messa a punto dalla struttura regionale, che partiva però dalle proposte della base chiaramente. E in giunta domani il programma, i cosiddetti OP, gli obiettivi di policy, verranno approvati e mandati in consiglio. Sono circa oltre 400 milioni di euro che potranno essere utilizzati su sei settori, partendo dal settore della digitalizzazione, passando per il green, il verde, passando per il settore del sociale, il lavoro, l'istruzione, le periferie. Insomma, sono fondi europei che dovranno essere impiegati secondo una visione che nasce dal basso, nasce dalle categorie produttive, sociali e sindacali. I conti della regione sono sotto il profilo tecnico a posto, sotto il profilo sostanziale siamo in disavanzo di oltre 400 milioni di euro, 492 milioni di euro, se non ricordo male. Il bilancio preventivo è addirittura d'arrivo, in questi giorni concludiamo anche di definirlo, la definizione, e dopodiché andremo in aula. Beh, l'elemento che mi convince di più è che abbiamo una visione su come i trasporti, sia su gomma che su ferrovia, ma non solo, ci sono altre previsioni come l'aviosuperficie, ma non solo, sono stati declinati in questo piano. C'è una visione. Sì, tutto è perfettibile, ovviamente, tutto è modificabile, però oggi abbiamo declinato quello che sarà il futuro dei trasporti in Molise e quindi andiamo anche verso il bando per il gestore dei trasporti, gestore o più gestori, vedremo come lo articoleremo. Beh, c'è un congelamento di una posizione, siccome io sono fiducioso sulle scelte del governo, l'ho sempre detto, ho molta fiducia. Aspetto che arrivi la primavera è entrata il 21, quindi dovrebbero i congelamenti scongelarsi.